siamo al telefono con Chicco Di Vincenzo e vi spiego chi è, la prima volta che lo invitiamo, ma lo inviteremo tante altre volte nella nostra trasmissione. È il generatore delle notizie, è la madre, è la matrice, è l'ANSA, che è l'agenzia di stampa più importante a livello europeo, o sicuramente la più importante a livello italiano, è la fonte sostanzialmente della gran parte delle notizie, quelle diciamo autenticate, quelle vere, quelle verificate, perché sull'ANSA non vanno i fake. Su questo siamo sicuri, e lui in particolare è il responsabile della sede di Milano, che ovviamente per l'economia, per la finanza e per la Lombardia è una sede molto importante. Buongiorno Chicco. Buongiorno Luigi e buongiorno agli ascoltatori. Andava bene la presentazione? Sono stato chiaro? E io ti devo ringraziare perché sei stato anche troppo buono. Gli errori li facciamo tutti, però noi cerchiamo di limitarli al minimo, perché la credibilità è la nostra forza e dobbiamo difenderla. Per l'ANSA la vocazione della credibilità, e credo che sia soprattutto in questa fase. Ecco, ma è proprio sul tema della credibilità. Qual è stato il fake di questa settimana che ti ha colpito di più? Ah, sicuramente quello dello smog a Milano, cioè non perché sia un fake, ma non perché sia un fake in assoluto, cioè nessuno nega che Milano sia inquinata, no? La Pianura Padana in complessivo è inquinata, la Lombardia, parte il Veneto, parte l'Emilia Romagna, ha tante città che sono inquinate, ma il modo in cui questa notizia viene veicolata il 19 febbraio è stata un esempio di non buona informazione, a mio avviso. Ecco, lì si è creata un fenomeno che è stato poi a cui l'OMS nel 2020 ha dato un nome, no? Infodemia, che sarebbe una circolazione di notizie non verificate, non vagliate accuratamente, e che rendono impossibile ricostruire i fatti e capire se le fonti da cui provengono sono affidabili. Ecco, quello è stato un momento, secondo me, proprio classico del fake, non costruito in maniera, diciamo, con intenzione di far male, ma probabilmente per una cattiva gestione dell'informazione. E quello, il sindaco Sala, devo dire, lo ha detto subito la mattina quando gli fecero la domanda, dice: ma è vero che Milano è la terza città più inquinata al mondo? E Sala ha risposto: però quindi il fake sta in quella ricerca fatta da quella società privata che vende se vai sul sito di quella società vedi che vende purificatori d'aria, mascherine, monitor dell'aria. Ok. Allora non è una fonte affidabile a cui affidarsi. Tra l'altro, io per esempio ho aperto la pagina di oggi, nella classifica di oggi Milano risulta al 61esimo posto, se non sbaglio, 41esimo, insomma, una roba del genere. 41esimo esattamente. Ma non credi che ci sia stata anche una speculazione politica a questo punto? Cioè, a qualcuno non è sembrato vero? Ma sai, io non voglio entrare in queste dietrologie, onestamente. Credo che sia più il fenomeno di spararla grossa e di avere l'apertura del sito, di dire: ecco, Milano è una terza città. Tu dai questo messaggio come se fosse una cosa che ha una validità annuale, perlomeno pluriennale, no? Che città sia permanentemente la terza città più inquinata del mondo. Quel giorno particolarmente, per condizioni climatiche, perché si sa, la Pianura Padana ha una serie di caratteristiche, eccetera, eccetera, Milano era effettivamente, secondo questa società, che ti ripeto non è una fonte che noi possiamo ritenere affidabile, era la terza città più inquinata al mondo. Oggi è la 41esima, prima di, a parte tante città asiatiche che conosciamo bene, eccetera, eccetera, ma pensate che prima di Milano vi sono molto più inquinate Tel Aviv, meta anche quando non c'è la guerra di tanti viaggi, ma Dubai, per esempio, dove noi andiamo per le spiagge così belle, eccetera, è inquinata oggi il doppio per quanto riguarda le particelle PM2.5, parliamo di PM2.5, quelle più piccole. Quella più piccola è molto più, quasi il doppio più inquinata di Milano oggi. Quindi diciamo questo, che secondo questa classifica, poi che non sia inquinata non lo dico, perché per carità, però tu devi valutare su un arco temporale più lungo.
certe cose, non su... noi la stessa situazione l'abbiamo vissuta. Se tu dai a vedere le notizie del 23 marzo dello scorso anno, sì, c'è stata la stessa notizia dalla stessa fonte che diceva che Milano era la terza città più inquinata al mondo, e fece un bellissimo articolo anche di Wired che io poi ho guardato, e parlava proprio di questo fenomeno. E continuiamo a ripeterlo, quindi siamo già cascati l'anno scorso. Ma come ci si difende? Allora, a parte il fatto che adesso io da quando è successa questa cosa qua vado tutti i giorni sul... c'è un sito dell'ARPA che consente di verificare come vanno le circa 80-90 centraline. E stamattina sono andato a vedere e sono tutte belle azzurre. Cioè, abbiamo un'aria... Senti, oggi è una bellissima Oggi abbiamo un'aria di montagna a Milano, quindi... Esatto. Infatti lo stesso sindaco si riferiva ai dati dell'ARPA, dice, andate a vedere i dati dell'ARPA, lo diceva il sindaco. Eh sì, l'ARPA perché quello è una misura regionale, quindi non è un fatto politico, stiamo parlando. È una misurazione costante, trasparente, condivisa, esatto, da comune, con da regione. Varie stazioni che sono in giro per la regione che raccolgono dei dati. Ecco. E questi dati ci dicono che negli ultimi 10 anni la situazione va costantemente migliorando. Ecco, è ottimale. Ma secondo te, però, ho letto esempio che il governatore della regione dice che ci sono ancora a Milano, o non so se sei il sindaco, più di 900 caldaie ancora a carosene e a carbone addirittura ce ne sono alcune. Ma non credi che sia opportuno un sonoro investimento per fare questa conversione? Adesso poi sappiamo che c'è anche la zootecnia, ma poi sul piano della comunicazione, non credi che è incredibile cascare in una trappola di questo tipo o da una parte, e dall'altra parte non si capisce come mai l'investimento, cioè il PNRR, tutte quelle cose non vadano nella direzione di un cambiamento radicale, almeno dell'inquinamento civile, perché sappiamo che quello zootecnico ha dei tempi più lunghi, quello industriale ha dei tempi più lunghi, o no? Guarda, noi non ci siamo messi d'accordo perché non ci siamo sentiti, ma io ti avrei detto proprio, stavo parlando proprio di questo, perché in realtà in un sito molto più affidabile, che è l'AES Global Ranking delle città, delle più di 1000 città europee, che tiene conto della salute urbana di 1000 città europee, esistono una serie di classifiche dove peraltro risulta che Milano, per carità, è inquinata, no? Ma Brescia per esempio è più inquinata di Milano, per dire, no? E lì in quella classifica vi sono tantissime città italiane, molte della pianura padana, ma da Vicenza, Verona, addirittura Como, che per noi sarebbe... comunque, tornando al punto, le cause di questo inquinamento, come dicevi tu, l'agricoltura intensiva senz'altro, intanto chiariamo che le auto e i trasporti valgono il 20%, no? Di questa roba, e quindi anche tutte le misure sulle auto dobbiamo calcolare che vanno a incidere sul 20% di queste emissioni, ok? L'agricoltura intensiva vale per il 16,80, sempre questo, secondo questo sito che ti ho citato, che è molto affidabile. La parte residenziale, quella importante, è come dicevi tu, la parte residenziale, quindi il riscaldamento, probabilmente, ok? Che vale il 32%. Esatto. Ok? Quindi siamo che vale il riscaldamento quanto i trasporti, più o meno quanto i trasporti e l'agricoltura messi insieme. Sì. Ok, guarda, proprio l'altro giorno la NACI mi è passata proprio questa notizia davanti, che poi abbiamo mandato anche in rete, che è l'Associazione degli Amministratori di Condominio, la parte di Milano, che poi sono chiaramente importanti, hanno chiesto al governo misure strutturali e interventi anche dal punto di vista fiscale per poter riammodernare gli impianti di riscaldamento dei condomini, che purtroppo sono vecchi. Certo. È gran parte del patrimonio abitativo nostro, siamo città storiche, no? Sono tutti vecchi perché sono stati costruiti alcuni centinaia di anni fa. I più giovani negli anni 60-70. I più giovani negli anni 60, dove non c'era proprio questa attenzione e si bruciava la qualunque. E quindi, siccome si brucia gasolio a morire, cioè, ecco, questo passaggio che tra l'altro l'Europa ci obbliga a fare nei prossimi anni, perché dobbiamo aumentare la classe energetica dei fabbricati per poterli vendere, degli appartamenti per poterli vendere, se no poi avremo difficoltà, ecco, questo va gestito e va accompagnato, e darebbe un grandissimo beneficio alla qualità dell'aria delle città, se calcoliamo che vale per un terzo dell'inquinamento. Certo.
Beh, qua, allora mi sembra che abbiamo, diciamo, dipanato una cattiva comunicazione spiegando e facendo un buon servizio. Bisogna stare attenti, questo è un po' il compito. Ecco, per esempio, noi abbiamo a un certo punto la notizia di prima pagina di molti giornali è stata che la Lombardia aveva messo in campo le misure di livello 1. Le miselle di livello 1 sono le minime che vengono attuate appena c'è uno sforamento, ma sono quelle minime in cui sostanzialmente non cambia quasi niente, non circolano l'euro 1, ma quante euro 1 ci saranno in giro? Questo mi chiedo. E non si può spargere liquami, non li spargeremo, e non si possono fare i barbecue, ma il 20 febbraio chi lo fa? Non lo so. Cioè, non credo che sia una violazione costituzionale della nostra libertà. Quindi però stiamo parlando di misure che vengono fatte costantemente, più volte nel corso dell'anno. Era stata fatta per esempio queste misure il 30 gennaio, nessuno ne aveva parlato. Quel giorno diventa notizia da prima pagina, diciamo, c'è un'isteria che genera poi una psicosi tra le persone. Ci siamo fatti travolgere da questa notizia che contiene tutti gli aspetti, la cattiva comunicazione, il fake, la comunicazione in sé. E soprattutto siamo qui, voglio dire, abbiamo la stessa vocazione in questa radio che è un po' un baluardo sì, il nostro slogan è chiaro, liberi di informare, quindi la nostra ragione d'essere è l'informazione. Quindi la qualità per noi e l'informazione sono veramente la nostra ragione d'essere, di vivere, ed è una cosa in comune che abbiamo con l'ANSA, credo, quello di essere molto molto affidabili, e siamo sempre di più lo siamo e sempre più lo saremo, e lo testimonia anche il successo che ha questa di pubblico, di partecipazione. Però avevamo tante cose da dire, tante notizie, mi sa che ci sentiremo spessissimo, perché il tuo punto di vista, lo sguardo tuo è uno sguardo molto distaccato da posizioni, diciamo, di parte, da inquinamenti, di ideologie, e credo che sia necessario partire dalla realtà delle cose, e tu oggi hai fatto una discrimine incredibile. Ma dimmi, oltre a questa, qual era l'altra notizia della settimana che ti aveva colpito? Abbiamo 2 minuti, giochiamoceli così. Sì, velocissimamente ce li giochiamo con la storia dei cellulari in classe, ok? Nasce dall'Inghilterra, dove loro sono tranchant, non è che mettono via di mezzo, subito vietati tutti i cellulari nelle scuole, tablet eccetera. Siamo una misura che tra l'altro in Olanda è stata presa lo scorso anno. Il ministro Valditara ha anticipato al Foglio in un'intervista le linee guida in cui saranno vietati, non sappiamo se sarà un divieto, una raccomandazione, questo non lo sappiamo ancora, vedremo le linee guida, i cellulari e i tablet nelle scuole. Io ci tengo a dire solo una cosa, no, non sono tutti d'accordo su questa posizione, vi sono i docenti inglesi che hanno qualcosa da dire, possono essere utili in classe, specialmente per gli alunni che hanno difficoltà di apprendimento, teniamo presente, ci sta gente che alunni che soffrono di dislessia, di altri problemi, che hanno bisogno di questi attrezzi, quindi poi ci saranno delle discriminazioni, immagino, faranno delle nelle linee guida sarà precisato sicuramente, immagino, questa cosa. Certo. L'altro punto è chi lo fa rispettare. E quello sarà il punto. Chi farà rispettare questo divieto? No, perché toccherà al corpo docente perquisire, farli postare all'ingresso, cioè le linee guida dovranno precisare anche questo. In una scuola dove spesso non si riesce neanche a dire a un alunno stai seduto, mamma mia, ma mi immagino che cosa può essere per i poveri insegnanti dover anche fare questo. I 2 minuti li ho spesi così. Vai, ora benissimo. Chicco Di Vincenzo con noi, responsabile della redazione dell'ANSA di Milano. Abbiamo fatto una bellissima escursione su alcuni fatti principali della giornata.